E qui interrompiamo però la narrazione dalla pedana del gettato del peso per andare a vedere Stanek che sta lanciando la stella. È vero, a noi in questo momento interesserebbe di più altro, anche perché qui siamo su una semifinale, mentre altrove siamo sulla finale del getto del peso. Ma questa è regia internazionale, lo ricordo, e noi possiamo offrire solo quello che ci passa la regia internazionale. Elisabetta è con Alice Mangione, aspettiamo questo 400 metri che sta per partire. Vengono presentate le atlete, l'austriaca Susanne Gogolvalli, 52-17, la grande protagonista Femke Bol, che sembra svegliarsi in questo momento quasi come se fosse in una sua personale trance, poi è stata svegliata dall'annuncio dello speaker. Teresa Petržilková 52-14, Femke Bol primatista 21, del mondo con 49-26, 41-45 per Stanek, quindi quarto lancio. Adesso tocca a Weir. Tocca a Weir, che mancano due turni di lancio, proverà a rinsaldare ulteriormente, ma quanto può spingersi ancora avanti questo gigante azzurro, che ha migliorato già ogni in maniera lancio importante il primato nazionale. Sta continuando a spingere fortissimo sull'acceleratore di questa finale. Bene, noi abbiamo Charlene Mosley, atleta irlandese, che potrebbe giocarsi la qualificazione alle spalle di Femke Bol. Passano in tre Elena Ponet, atleta belga da 52-31, e poi giovanissima Harriet Jecker 52-33, atleta classe 2003. Nullo intanto il quarto lancio per Zane Weir, non abbiamo perso nulla. Godiamoci questa esibizione della fresca primatista mondiale Femke Bol. 49, che primatista, ha battuto dopo 41 anni il record di Lyudmila Kratochvilova. Chissà se vorranno regalarci quest'estate Shawnee Miller, Femke Bol e Sydney McLaughlin uno scontro pazzesco sui 400 metri. Partita questa semifinale, abbiamo visto Warholm, vediamo la Bol. Le interpretazioni di questa gara, che saranno più o meno le stesse, anche se Bol partiva dalla corsia più esterna, un passo sempre che no, sembra da crociera la Bol, eppure è lì un metro avanti a tutte, 24-26, saldamente al comando. C'è lotta per, no, è un'altra categoria, Jäger. Bol con la Valli in seconda posizione, poi Jäger per il terzo posto, che sarebbe importante prendere perché vale la qualificazione diretta. Però la norvegese subisce la rimonta da parte di Petržilková e vola a terra nel finale con le gambe frolle. 52-19 per Femke Bol. Pensa che si è fermata con tutta la caduta un metro e mezzo dopo il finish, quindi vuol dire che è proprio arrivata, che non aveva proprio più velocità. Esattamente. Allora andiamo da Elisabetta Caporale, andiamo da Alice Mangione, facciamoci anche raccontare quello che è successo in quel contatto con un'avversaria. Vai lì. Grazie Luca Di Bella. Alice, mi stavi raccontando un po' cosa è successo, perché noi l'abbiamo